Ciao a tutti, oggi si prosegue con la saga di Saw, l'enigmista, con Saw 2, la soluzione dell'enigma, film del 2005, diretto da Darren Bozeman, che poi diresse anche il terzo e il quarto capitolo, e il nono, che uscirà negli Stati Uniti a maggio, in Italia mi sembra a giugno. Film scritto da Lee Whannell e James Wan, gli stessi autori ovviamente del primo capitolo, e secondo film che non comincia esattamente dove finisce il primo, ma è un film che prosegue in tutto e per tutto quello che è accaduto nel primo film. Se nel primo film abbiamo conosciuto il modus operandi di questo serial killer, di questo enigmista, nel secondo film conosciamo l'enigmista. E lo conosciamo attraverso l'interpretazione, a mio parere, bellissima di Tobin Bell, perché secondo me uno dei grandi successi di questa saga, che appunto, ripeto, è composta da 7 film dalla saga originale e 2 spin-off nel 2017 e del 2021, è Tobin Bell. Il grande merito è suo, perché ha fatto un'interpretazione di questo serial killer con talmente tante sfumature, talmente tante cose da dire, che è riuscito a far reggere una saga quasi 20 anni, una saga horror. Ci sono state icone cinematografiche horror come Michael Myers, Freddy Krueger, ma tutte queste saghe nel tempo hanno un po' svaccato. Anche lei ha svaccato in determinati casi, però il personaggio di Jigsaw, di John Kramer, è comunque rimasto sempre molto coerente con se stesso e soprattutto non è mai diventato una roba, una macchietta. Il personaggio di Kramer è sempre stato all'altezza dei film dell'enigmista, all'altezza del primo film, almeno per quanto riguarda, ovviamente, ripeto, l'interpretazione di Tobin Bell. Questo film cosa racconta? La trama di questo film è di nuovo piuttosto semplice. Abbiamo un gruppo di persone in una casa, questo giro non sono più due persone in una stanza, ma delle persone in una casa, che devono scoprire che cosa hanno in comune e soprattutto cercare il modo di salvarsi. E di nuovo, il motivo per cui queste persone sono state rapite è lo stesso del primo film, cioè persone che non hanno rispettato la vita. E persone che, capendo cosa hanno in comune, possono anche salvarsi. Di nuovo, gli indizi per salvarsi ci sono. Ma ovviamente questo serial killer estremamente intelligente, quasi un mentalista, prevedendo il comportamento umano, prevede una carneficina ed effettivamente la carneficina ci sarà. Protagonista di questo film, oltre ovviamente all'enigmista, è il personaggio reinterpretato da Donnie Wahlberg, un detective che viene quasi sfidato a inizio film dall'enigmista per un motivo apparentemente sconosciuto. Sembra semplicemente il fatto che questo detective non rispetta la vita, non rispetta il rapporto col figlio, sembra non volere bene al figlio. L'enigmista, rapendogli il figlio inizio film, gli fa capire quanto il figlio conti per lui e di come non l'abbia mai trattato come avrebbe dovuto trattarlo. Il film, come il precedente capitolo, presenta nel finale dei colpi di scena. Ovviamente nessuno dei due colpi di scena presenti è all'altezza del primo film, che è probabilmente uno dei colpi di scena più belli della storia del cinema, ma in realtà i colpi di scena nel finale di Saw 2 sono 3. Uno riguarda uno dei personaggi, riguarda il personaggio che, senza andare a fare spoiler, era già apparso nel primo film. Il secondo colpo di scena riguarda le persone nella casa, quello che sta avvenendo lì. E il terzo colpo di scena, secondo me il più bello, sia da un punto di vista psicologico che da un punto di vista narrativo, è che fine ha fatto il figlio del detective. Perché c'è un momento in cui John Kramer, parlando col detective, perché la cosa interessante è che l'enigmista viene arrestato nel primo minuto del film e l'unica cosa che chiede è parlare col detective Matthews, cioè Donnie Wahlberg, cioè il padre di questo bambino, e continua a dirgli: il momento in cui, se tu mi ascolti, tuo figlio si salverà, tu devi resistere solo ad ascoltarmi. Ovviamente, ripetolo, questo serial killer è un mentalista, è uno che prevede il comportamento umano, sa benissimo che questo poliziotto è un poliziotto irascibile, un poliziotto pieno di ira, di rancore, di rabbia, quindi sa benissimo che stare ad ascoltare lui mentre il figlio è in pericolo è un qualcosa che lo fa incredibilmente incazzare. Ed è questa la sfida, ed è una sfida psicologica bellissima, che tra l'altro, ovviamente, ripeto, prevedendo il comportamento umano, è una sfida che l'enigmista vincerà, anche perché sennò non avrebbero fatto altri 5 film dopo di questo. In ogni caso, i colpi di scena ci sono, secondo me uno può essere anche prevedibile, gli altri due, uno magari ancora, se uno vede tanti thriller ci può arrivare, quello del bambino, del figlio, secondo me è abbastanza bello, originale, e che per quanto mi riguarda a livello proprio di costruzione del film ha funzionato molto. Il film, a differenza del precedente capitolo, ti mostra l'indagine, è più un poliziesco in un certo senso, perché anche nel primo film c'era la polizia che indagava, ma era impersonale, cioè tu vedevi comunque la polizia che indagava tramite il racconto del dottor Gordon,
tramite una serie di flashback. Nel secondo film tu sei il protagonista, sei la polizia, cerchi di scoprire quello che l'enigmista vuole. Quindi è più un gioco di quasi una partita a scacchi che come spettatore fai nei confronti dell'enigmista, a differenza del primo film che invece sei semplicemente una vittima. E infatti sei nella testa di una delle vittime dell'enigmista. Qui il gioco è diverso e alza la posta in gioco in un certo senso. Ovviamente la regia di Darren Bosman non è la regia di James Wan, questo poco ma sicuro. Il film è estremamente violento, forse il più violento di tutta la saga, o almeno nella messa in scena delle trappole dell'enigmista, che poi è anche uno dei motivi per cui molta gente andava a vedere il film. Io personalmente l'avevo già detto nella recensione del film precedente, a me la cosa che piaceva di più di questa saga è proprio l'aspetto thriller, l'aspetto giallo, come i pezzi di questa immensa storia, di questo immenso puzzle vanno poi a incastrarsi tutti nell'ultima scena del settimo. In ogni caso, questa partita a scacchi che lo spettatore fa con l'enigmista è psicologicamente interessante. La regia invece è molto videoclipara, sembra ovviamente dare più importanza e spazio al torture porn del film, cioè queste macchine che torturano, queste trappole che torturano i personaggi. La scena delle siringhe, in cui il personaggio di Amanda finisce nelle siringhe, è una roba agghiacciante. Io vidi questo film al cinema con la mia ex ragazza, penso che mi abbia odiato letteralmente, anche con mio cugino quando poi l'abbiamo rivisto qualche tempo dopo in DVD. So che è una delle scene che ho odiato di più di tutta la saga. Io personalmente ho odiato la scena in cui c'è una ragazza che mette le mani in una trappola di vetro, cioè ci sono dei vetri che mentre lei mette le mani per prendere sta siringa che contiene un antidoto che le può salvare la vita, rimane incastrata, quindi vedi tutto il sangue che quella, ecco, quella scena lì l'ho patita un po'. Però ecco, al netto di tutto questa enorme violenza, questo sangue che scorre in tutto il film, ammetto che anche il secondo film a me è piaciuto. È ovvio che è un film con molti più limiti del primo, ma è un film onesto con se stesso, un film che ti dà quello che ti promette, cioè non vuole essere un capolavoro del cinema, vuole essere un buon sequel, un discreto sequel, e lo è. Perché ripeto, nella performance di Tommy Bell, cioè questo attore che interpreta questo serial killer psicopatico ma estremamente lucido, malato, è tanta roba. Cioè le scene dove c'è questo serial killer che parla col poliziotto, secondo me sono veramente belle, ed è il motivo per cui non ho mai capito il perché non si siano mai soffermati più di tanto sull'aspetto psicologico di questo personaggio. C'è sempre stato in tutti i film, ma è sempre stato schiacciato dalla violenza, segno che ovviamente la produzione voleva puntare più sull'horror che non sul thriller psicologico. Collocare in una eventuale timeline questo secondo episodio è piuttosto complicato, perché uno potrebbe semplicemente dire è il secondo capitolo di una trilogia, è il secondo capitolo di una saga. In realtà secondo me no. Cioè, quando hanno fatto il primo Saw, League One e James Wan, secondo me, non potevano immaginare un successo simile. Quindi hanno fatto il primo film e lì finiva. Quando hanno iniziato a lavorare sul secondo, secondo me, hanno invece iniziato a lavorare con l'idea di farne di più di solo un film. Cioè, il finale del secondo film è molto più aperto del primo, in un certo senso. Quindi è ovvio che quando hanno scritto il secondo pensavano già anche al terzo film. E secondo me pensavano anche al quarto. Infatti, secondo me, Saw è episodio 1, quindi Saw, l'enigmista del 2004, James Wan, poi ci sono due trilogie, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ora poi ovviamente parleremo della seconda trilogia, che per me è appunto il quinto, il sesto e il settimo film, che ha avuto molti più problemi della prima, di coerenza narrativa, ma soprattutto di messa in scena e di regia. Il secondo, il terzo e il quarto film, diretti dallo stesso regista, con una trama che va a sposarsi in maniera praticamente perfetta. Cioè ci sono delle scene nel secondo film, nel terzo, che si collegano a cose che poi avvengono nel sesto e nel settimo. Cioè c'era tutta una costruzione dietro piuttosto grossa. E il secondo, il terzo e il quarto film, in questo senso, è praticamente un'unica storia, è un unico film. Se tu vedi il secondo film e il quarto non ci capisci niente, se vedi il secondo film e il quinto non ci capisci niente, se vedi il terzo e il quarto senza aver visto il secondo non ci capisci niente. Ed è una roba molto strana. Mentre col primo, paradossalmente, lo capisci lo stesso. Se salti il primo film capisci lo stesso la storia. Se invece salti gli episodi di mezzo, no. È quasi veramente un serial al cinema, molto di più di quello che poi ha fatto la Marvel dopo. Qui veramente se perdi un pezzo sei rovinato, ed è la cosa secondo me più bella di questi film, cioè questa mega trama puzzle che va a incastrarsi perfettamente. E il finale del film, del secondo, al di là dei colpi di scena di cui ho parlato prima, non ripresenta proprio negli ultimi secondi la classica musica dell'enigmista, che invece è presente in quasi tutti i finali. Una musica che ti fa venire la pelle d'oca, perché è veramente bella, sia per la musica, sia perché quella musica appena la senti la associa al finale del primo film, che è un colpo di scena che funziona ancora oggi dopo 20 anni.
E c'è la musica, ma è molto rallentata. Anche perché la musica anticipa, essendoci tre colpi di scena, hanno scelto di mettere quella musica su un colpo di scena che non è l'ultimo. Di conseguenza, ricordo il finale del secondo film in maniera un pochino più amara rispetto invece poi già al finale del terzo, che nell'essere forse molto più banale, è però una conclusione molto più intensa, più emozionante. Concludendo, questo film sicuramente non raggiunge le vette del primo e nessun altro film della saga lo farà, ma considerando che saghe di film horror ce ne sono una vagonata, le più celebri forse sono Nightmare, Halloween, Venerdì 13, secondo me nessuna di queste saghe, fatte rarissime eccezioni, cui sequel si sono mantenute, diciamo, coerenti e soprattutto alla stessa altezza. Halloween a una certa è diventato un film soprannaturale, non era più un killer che uccideva, poi invece lo è ritornato, cioè ha fatto un po' di casino, poi tra remake, sequel, poi addirittura ha fatto un sequel che cancella tutti i sequel fatti precedenti, cioè non c'è mai stata una vera e propria direzione, anche perché gli anni 80 erano anni in cui si faceva una sequel fotocopia. Nightmare, alti e bassi, il terzo film era molto bello, il secondo bruttino, il quarto interessante, poi di nuovo c'è stata una discesa, poi c'è stata una risalita. Venerdì 13, il primo ok, poi già gli altri secondo me sono in discesa man mano che si va avanti, poi addirittura i crossover Venerdì 13 contro Jedi, cioè erano diventate delle trashate. Ripeto, nel suo essere ovviamente inferiore rispetto al primo capitolo, comunque ha mantenuto uno standard qualitativo tutto sommato medio e soprattutto coerente, ripeto, ogni film è un tassello importante in questa storia, a differenza di altri sequel, di altri film horror che invece, anche se si saltano, si può tranquillamente vedere il film successivo. Qui no, qui se vi saltate un episodio non capite più un H. Quindi film promosso, ovviamente, ripeto, è un film con dei limiti, un film che non vuole essere un capolavoro perché non lo è, ripeto, non vuole esserlo. Ma è un film godibile, è un film che se ti piace il genere, è un film che se vuoi vedere l'evoluzione della storia, della caccia a questo serial killer e scoprire chi è questo serial killer, e beh, insomma, parte tutto dal secondo film, perché la costruzione di chi è John Kramer inizia nel secondo e finirà nell'ultimo film. Quindi da questo punto di vista, secondo me, gli autori, i produttori hanno fatto veramente una bella cosa, hanno creato una bella storia e un bellissimo personaggio. Se vi è piaciuto questo video metteteci un like qui sotto, se vi va di iscrivervi al nostro canale ci fa ovviamente molto piacere, io vi do appuntamento con la prossima recensione di Saw 3, l'enigma senza fine. Ciao a tutti!